In quel dì, tra le colline dell'Oltrepò Pavese, in Valle Scuro Passo, in una piccola azienda familiare. Ma sai che una cosa? Noi ormai 3-4 vendemmie alle spalle ce l'abbiamo. Io da quando ci siamo messi qui in Oltrepò che seguo le selezioni Oltrepò Pavese per scoprire le cantine, i migliori vini, anche quelli meno conosciuti. Perché non proviamo a scrivere e proviamo a vedere cosa ne pensano i nostri vini? Sì, va bene, mi sembra interessante. Siamo Marco e Riccardo Fabbri. Un'azienda a conduzione familiare nata nel 2019. Lavoriamo i nostri 5 ettari. Dall'uva alla bottiglia. Se fosse interessato a valutare la nostra azienda e i nostri prodotti, arrivo! Eccoci arrivati nelle nostre vigne, Forte Fabbri alleva in queste 5 ettari di vigna principalmente vitigni autoctoni, ma il nostro obiettivo è sempre più andare a puntare a recuperarne di alti abbandonati e andare a svilupparli. Abbiamo scelto fin dal primo anno del nostro arrivo di lavorare il più possibile sostenibili, il più possibile per salvaguardare questo bellissimo ambiente e andiamo il più possibile a scegliere ogni vigna un vino, quindi lavoriamo molto a mano per riuscire ad avere in ogni bicchiere, in ogni bottiglia, un unico cuvée all'interno della nostra azienda. Bene, e adesso andiamo a vedere come trasformiamo le nostre uve nei nostri vini. Di qua. Perfetto, andiamo. Eccoci nella nostra cantina, questo è uno dei migliori patrimoni che abbiamo trovato quando siamo arrivati. Sono vasche create qui in Oltrepò Pavese alla fine degli anni 60. Sono state una nostra scelta di recuperarle totalmente, le abbiamo ristrutturate e sono diventate parte fondamentale per il nostro lavoro di fermentazione. La catasta di Pinot Nero perché? Perché abbiamo deciso di valorizzare il nostro Pinot Nero, aiutati dal fatto che nei nostri vigneti abbiamo trovato cloni da Champagne. Questa è la nostra barrique dove andiamo a fare il nostro affinamento delle liqueur, l'espedizione per i nostri metodi classici. Questa linea Merci Affiti ci permette di esaltare queste note di mineralità e di nocciola che già naturalmente sono presenti nei nostri vini. Cavolo, è incredibile. Quindi praticamente voi avete comprato questa azienda nel 2019 partendo da zero, no? Non sapevate nulla di vigna. Praticamente sì, la nostra famiglia è la prima volta che si è messa a fare vino nella sua storia e solo io che ho studiato un po' all'università e ho lavorato qualche annata in alte cantine ho portato quello che era il mio sapere e insieme l'abbiamo messo a frutto. Quindi sì, abbiamo imparato a guidare un trattore, a gestire una vigna e a arrivare fino al prodotto finito, tutti insieme. Bravi. Grazie. Grazie. Ma che bel posto, meraviglioso. Beh, allora adesso non ci resta che assaggiare. Benvenuti in Oltrepò, Grazie. azienda Corte Fabbri. Salute, Salute. Viva.